E che cosa ne pensa? No, allora se uno sta bene e diciamo è in buona salute, che può guidare, perché gli devono togliere la patente? Adesso non dico fino a 90 anni, almeno fino a 83, 84, 85, insomma praticamente finché c'era uno nel giornale stamattina, 99 anni, guidava, allora perciò non vedo il motivo. Se uno è sano, perché non deve guidare? Io penso che sia una cosa necessariamente, perché parecchia gente anche bisogna andare all'ospedale, è comoda, però non c'hai più riflessi di una volta. Praticamente io nei miei 70 anni ce l'ho, mi scade adesso fra 2 mesi, però voglio che la rinnovo, perché devi sapere che io vado all'ospedale 2 volte alla settimana, abito alla Carrara, perciò se non sono patentato, chiamo l'ambulanza oppure un attuista per portarmi giù, è necessario, però c'è sempre il però, capito il perché. Lei che cosa ne pensa? Quelli dopo 80 anni, ogni anno devono fare una visita, se no come fanno? C'è della gente, non è che invecchiamo tutti uguali, c'è chi di più, chi di meno, c'è quindi c'è la gente che indipendentemente anche dai problemi di salute. Sì, di salute, sì. In più anche per gli altri diventa un pericolo pubblico. Io penso che a 80 anni, chi vuole ancora la patente oltre 80 anni, deve superare un esame all'anno, tutto, la visita medica, tutto. C'è chi ha 80 anni e ne dimostra 70, 60, che c'è chi ne ha, no. Noi non ce l'abbiamo ancora, ok, però ci dovremmo arrivare, no? Quindi anche controproducente per me, se fra 10 anni devo... Però gli anni sono gli anni, quindi la gente non è che invecchia o ragiona tutto in una maniera, chi sta male, no? C'è della gente che va in macchina, guida anziani... Non solo il pericolo per loro che vanno a sbata muore, non certamente questo sarebbe il meno. Il problema è che questa vengono immischiate altre gente che non c'entra niente. Perché ditemi un po', i drogati di 20 anni, gli ubriachi di 20 anni con bottiglie dentro le macchine uccidono la gente, fuggono e non si fermano. È giusto quello? Quello che ha 80 anni o 90 anni però c'ha la testa a posto, vai anche ai 50, quegli altri non vanno ai 50. No, per me è sbagliato, dovrebbe fare una visita neurologica, vedere se la persona è a posto, però mi sapete dire che la gente è tutta drogata, i ragazzi che vanno in giro, bevono, sono pieni di bottiglie. Io vado nei supermercati, vedi uscire fuori i ragazzi con bottiglie di birra e bottiglie di liquori, e allora? È giusto?